Oggi dobbiamo scappare dal poliziotto che eri! Sì! Che eri? Mettimi le manette! No, sì! No, 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 ma ho paura di lui! Stai zitto che tu ultimamente ti ricerti gli sfondoni all'inizio dei video! Che lascia perdere! Sì. Lascia! Oggi non so cosa sta succedendo un po' a tutti, ma stiamo iniziando a impazzire! Continuate di sto pazzo! Io non ci gioco tutti più pazzi. Con voi, eh! Allora andiamo, giochiamo modalità spaventosa! Sì! Wow! Sì! Ma era impossibile quella spaventosa! No, raga! Spaventosa è buia? Oh no! No, la modalità spaventosa non ci piace, ma questa va bene per noi. Qua non c'è nebbione. Ci piace di più perché è luminosa. No, sì! Che bello, finalmente. Andiamo, venite con me, seguitemi, che dobbiamo fare la conoscenza del nostro poliziotto di quartiere. Io non voglio conoscerlo più, secondo me. Voglio conoscere Gary. Tu lo vuoi. Ma io non capisco, stiamo scappando da una prigione o da una scuola? No, no, no. Scuola questa qua. Allora, il poliziotto Gary fa un po' lo sbirro lì di quartiere, quindi controlla anche la scuola, tutti gli edifici della zona, no? Però è cattivo. Perché si è ingrifato guardando Chico, capito? Quindi no, ma cosa gli ho fatto io? Un gesto con gli occhi di apprezzamento, sono sicuro. Caduto. È sicuramente così. E quindi lui adesso cosa vuole? Vuole portarti nella sua gay prigione. Ingrifatissimo! Ah, pensavo nella sua gheritana. È lì poi è terribile, Chico. E quindi c'è nella gheritana? I cuccioli. Lì che era tutto, penso. E non va bene. Quindi noi dobbiamo salvare Chico assolutamente da questo principessone cattivo. Ti prego, aiutami! Ma è stato fatto da Gary? No, io sto per possedermi da solo perché veramente non riesco a saltare. Se mai. Bravo, ti faccio il tifo, vai! Basta! No, sei un idiota, arrangiati. Allora, questo problema è che con la sua parte di dietro deve essere risolto. Non ci vedo più! Chico! Adesso che ho anche questa roba felpa! Sono costretto ad amputarti il sedere se non smetti, no! È l'unica mia parte caratteristica. Io so che tu ci tieni molto a quel bel chiappone, però devi regolarti, devi stare attento. Nel caso tu non dovessi riuscire, in tuo aiuto può venire lo shop, dove vedo... Ah, pensavo io! Ma che c'entri te? Ma cosa? Ci sei tu pervertito? Ma sei pervertito? Ma sei scemo e pervertito? Ma sei fuori di testa? Sono un mostro! Perché ce lo portiamo ancora questo qui? Questo è poi colpa tua, eh? No, aspetta! Perché lui è amico tuo, eh? Io non lo conosco! Io non lo conosco! Questo io non lo conosco! Questo deve essere amico di Chico, perché gli elementi sono poco rappresentabili! Io non ci li faccio porta Chico! Lui. Ci fai la cosa? No, ho detto non ci faccio le avventure con lui! Le fai tu! Ce le fai di brutto! No! Tu ci fai un certo tipo di avventure con lui. Rose, un certo tipo di avventure rosa. Woo! Con questo maiale schifoso e pervertito. Le Pink Adventure. Guarda come lui è l'unico che dovrebbe rispondere e non sta parlando. È vero, ma non capisco perché sono fatto così. Ma cosa mi è successo? Adesso si spreme pure. Sì, sentilo. Mamma mia. Fermi, guardate, c'è Gary con l'arco. Chico, si è messo così per te. A cuore. Si è preparato così per te questo Gary. Mi faccio gherare, dai. No, vabbè, lo metto bello carico. Cioè, se ti piace. Sta decisamente cercando un pony. Vabbè, proviamo a passarlo, va bene? Così lo sbinciamo. Sì, andiamo. Attenti però, che questo qua potrebbe possedere un po' tutto quello che... Ah, no, magari no. Tutti! Però che bel baffo che ha quel pizzetto. Ti ha tirato l'arco addosso, però! Cosa ti ha fatto addosso? Basta, per favore! Vabbè. Attenti, che non si sa mai cosa può fare. Ma basta, però è più veloce! C'è una chiave appesa lì, Mi ha posseduto! Ma io sono vivo dietro, ma che... È successo. Ma dai. Sta succedendo? Andiamo. Questa volta già facciamo. Allora, prima la chiave, dobbiamo prendere la chiave sulla parete, veloce. Esattamente, devi premere il tastino, non il mouse. Ma dove devi mettere la chiave? L'ho presa. Devi tornare indietro. Salta, Alex. Saltare che non ti prende. Mi piglia di brutto. Salta, cucciati, fratello. Vai sulla porta. Aperto. Ma è entrato. Dove andiamo? No, c'è il bagno, non dobbiamo andare in bagno. Scappare da lui! Dobbiamo andare in bagno! Aiuto! Il bagno! È andato via, è morto! No, ma fa dei pezzi strani, tipo... Perché? È sempre fatto, è colpa di Chico quella. Ma sta possedendo pure me! Ma perché ancora qui? Ma vai via, che sei... No, tranquilli, se ne va. Aprite la porta del bagno. Perché sei nel bagno delle femmine? Perché è più pulito, adesso entro e controllo. Vediamo un po'. Che senso?
Ah, ah, guardate lì, qualcuno ha fatto un buco per scappare. Oh, sporchiamo il bagno delle femmine. Sì. Oh. Ma perché? Che schifo. Inquiniamo l'aria con le nostre possenti scorregge. Che schifo. Tu stai zitto che io mi ricordo, stregato, tu eri noto da adesso in poi, da un po' di tempo a questa parte, come la scorreggia. Cos'è che era? Scorreggia sgommante. Sì, lei è vero, sgommante. Sgommante. Che ti piace sgommare? Rancida. Rancido, esatto. Che schifo. Allora, attenzione, ci sono due buchi, uno nel bagno delle femmine e uno nel bagno dei maschi. Io proverei a entrare questo qua del bagno dei maschi. Ok, andiamo tutti con te. Sì, sì. Io sono una femmina, devo andare nel bagno delle femmine? No, sia mai che poi sbagli strada, sei stupida, tocca arrabbiarsi. Ma è uguale, era uguale. Ah, c'era un dungeon. Un dungeon qua sotto. Ma quanti salti bisogna fare per andare avanti? Eh? 150. Cosa? I salti, dai, guarda, c'è un parkour. Ma questo è fratello mio? No, allontanatevi tutti da strecato, per cortesia, prima che ci attacchi sta roba. Scusa, tu sei l'unico che non può dire niente. Vergogna, vergogna. Possiamo riportarlo? Per cortesia, oggi l'abbiamo ancora fatto. No, l'abbiamo già fatto più volte in realtà. Però, sì, dopo lo riportiamo, perché... No, sono caduto nella lava. Dai, ci ha fatto pure cadere, sì. Distraendosi, oh. Spremendosi addosso a noi. Ma non ti guardo più, se no mi faccio cadere con le macumbe. Schifoso, smetti. Ma con le macumbe ci sta fatta. Sì, scusami. Porta pure Iella questo qua. Ma dai, è impossibile sto pezzo. Compro lo jetpack, basta. Come hai fatto a salire su quella scala? Tu smettila con i jetpack. Salta, 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 è facilissimo, dai, venite. Oi. Non è facilissimo, scusa, vai nella lava, strecato, subito, per favore, che sto aspettando i miei amici, io, grazie, che ciao, sei, wow. Ciao, uh-huh, Cico, amico mio, ciao Alex, benvenuto, amico, grazie, grazie, e Anna però è un piscialetto, ho capito, ma no, davvero, non mi... Oh, pisciola! Concentrati di più, Anna, non farti con la gente a strecato. Ho capito, però, ecco. Oh. E adesso come fa? E salta sulla scala! Ah! Ce l'abbiamo fatta! Andiamo! Siamo tutti, possiamo andare, sì! Oh. Mi state escludendo! Sì, sì, oh, strano che te ne sei accorto, incredibile! Sei perspicace allora, non è vero che sei stupido? Non sono invisibile, vi prego! Ah, fidati, si sente fin troppo bene che ci sei, purtroppo! Ecco qui, io ho attivato una leva che adesso ci porterà, se torniamo indietro... Cico, mi stavi per far... No, no, scusami, se è troppo lungo, Cico, non può passare nessuno! Cico, quel posteriore ingombrante stava per farmi scivolare nella lava. Ma a te ti piace, dillo, no. Dai. No, no, dai. Non sono il poliziotto Gary. Gary però apprezza moltissimo. Ecco che ritorna. L'hai chiamato. Ma che sentito, sedere di Cico. Sedere di Cico. Devo infilare manganello nella custodia. Attenzione, Gary, ti prego, non infilare. Ho capito, ma come si fa qui, Gary, palla? Non si capisce niente. Queste sono le palle di Gary che rotolano. No. Yes, sono sir. Cerca di Cico. Ok, andiamo, andiamo, venite con me. Corri veloce, sta arrivata la palla di Gary. Ecco. Ma lei, ma perché siamo rimasti in quattro? Dov'è quell'imbecille? Secondo te io dove sono? Che non riesco a passare. Cioè, pure, pure arrabbia, se la sta prendendo con noi, sotto no, sotto. No, perché adesso Gary è il mio nuovo amico e unico. Adesso, ma ti, sei il mio amico. Adesso ti sgridi per essertela presa con noi, urlandoci contro, forza. Sono un animale, ho appena preso una palla in faccia grande come non so cosa. Come quella che prendi di solito. Andiamo. Stupido, scusate. Oh. Dai, aspettiamolo che mi fa tenerezza. Però ti devi sbrigare. Ma non si vede neanche. Guarda, guarda, no, prende un pallone in bocca. No, è stato un pallaccio, no. Dai, no. Strecato. Adesso arrivo, non mi prego. Oh, mamma. Dai, però. Ma questo è uno di quegli umani che proietta i propri fallimenti sui suoi amici. Sì, e tu fai schifo, muoviti veramente. Mi manca l'ultimo passaggio, mi vedo, che bello. Mio Dio, mamma mia, è sburdato. Dai, guarda che umiltà unica, mamma. Dai, che schifo. Proprio brutto, anche da vedere. Da distanza, tranquilli. Senti che voce, poi questa sua voce ultimamente, da quando gli abbiamo cambiato il microfono, ragazzi, lo odiamo tutti di più, non si sa perché, spero perché anche si voi. Perché si spreme di più, senti più proprio le sue particelle. Cioè, spreme, si sente un'arancia. Sprizza. Sembra un po' stitico. No, ma che cosa, che schifo. No, che schifo, che schifo. No, però. Vattene via, sei espulso. È un po' un volgare. No, 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 non ti vogliamo più perché... Ma ho bisogno di te. No, per cosa? Per aiutare, per tenerti la mano mentre stai cercando di fare no, la cacca? Se vuoi. No, se ma vuoi non voglio. No, no, che sono. Schifo.
Possiamo riportarla alla polizia? Cioè, ci sta forse dicendo che lui è seduto su un vasino. Riportiamolo subito su Roblox, qui immediatamente. Come per... lo sto riportando? Per... qua mi ha fatto una domanda personale. Mi chiede di sedermi accanto a lui mentre fa la popò. Mamma mia, ecco qua. Ma poi che ti sopporto? Da brivido, ragazzi, da brivido. Cioè, veramente, io... mi disgusta quello che fai, mi disgusta quello che sei, ma soprattutto mi disgusta quello che un giorno diventerai. Ma siamo comunque amici! Lion qui, prendi una bibita veloce! Ah! Dobbiamo saltare correndo! No, provvidenziale, ci allontaniamo lo steccato! Sposti. Scusami. Oh, in mezzo te l'ha messa! Tu non sei mica normale, eh. Cioè, guarda, ma hai fatto pure... via, se sono grosso. No, non è quello il punto. Perché se uno è grosso si sposta. Guarda, me corro male. E tu invece no, tu rimani lì. Guarda che è difficilissima questa cosa. Adesso non ci riusciamo. Ma è possibile. No, Camise, no, ti prego. Ma guarda quanto è difficile. Guarda che difficile. Ma perché ce la fai? È difficilissimo. Ma non riesco neanche a saltare. È il momento del jetpack adesso. Secondo me qui, ragazzi, qualcuno dovrà esagerato. Dai, che tu caduto. Sei bravo a saltare. Comprerò tantissimo. Non ho comprato ancora niente. Dai, oggi mi sento di poter. Compro il tappeto volante invisibile. Per certo quello per me. Magari non me lo dà. Così è più invisibile possibile. Invisibile. Infatti. No, dai, che si può dire? Non ce l'ho io il tappeto. Non è possibile! Ma è possibile anche per te, ho capito che visibilità è. Davvero? Che invisibilità è? Sì, non esiste più praticamente. Ah, provo a morire, magari morendo adesso sicuramente. Infatti, eccolo qui. Eccolo, è invisibile. Bellissimo, ti farò parlare con te. No, è a un posto, scusate. È bellissimo, guarda come fluttui. Siete gentilmente pregati di riuscire. Ah, che fallito che sei. Ma guarda, sei veloce. Ti prego, no, resta con me, resta con me, ti subito. Ah, Cico, salta a bordo. No, scherzo, sennò poi muori, ecco. No! Perché? Ho creduto in te di nuovo. Ma io ti avevo detto di non farlo. Ma cosa sei, ma scemo? Ma non ho sentito l'informazione alla fine. Bene, allora assisterò. Anna, bravissima. Ci sono qua io. Mai non arriverò. Quando è passato sera. Stregato ho sentito una puzza. Ho sentito. Vai, sei Alex, ti faccio il tifo. Vai. Ci sono. Bravo, bravo. Mi metto in mezzo così ti faccio cadere. No, prego, scherzo. Aiuto. Vai, Alex, come un grande drago. Bravo. Ah, che eccellente. Mamma mia. Beh, Cico, qua direi che ti è prego. Veramente no, vergognoso questo. Incoraggio a me per ultimo. Vieni a incoraggiarmi, mi serve proprio il tuo coraggio. Devi infondermelo. No, ma dove sei? Guarda, non ci sei. Vedi, mi guarda, ma l'ho io fondo. Fratello, ma sei lentissimo, ti prego, vieni a aiutarmi. Sei un spippeggiante pazzo, dai. Bravo. Vai, bravo. Ci sono, sì. Sento okay. Il tuo coraggio che mi si sta infondendo nelle bravo. Vene. Sì. Veramente vai, eccellente vai. Con okay. Le mie quattro adesso gambe qua, che corrono di brutto. Opla, attento che cadi, non mettermi davanti, non mettermi davanti. Andiamo, ok, vieni qui. Daus! Ok, ci sono, l'ultimo, Vai, fai ci l'ultimo sono, salto, non sia mai. Da, sì, ho sudato, ma io ho sudato assai, Lion! Tranquilli! Mamma mia, che paura! Ho fatto la finta per essere suspense, bellissimo. Ok, credo che stiamo andando molto bene, dovremmo essere quasi fuori. Oh no! Che succede? Oh no, è green light! Quello... Ma che schifo, ma no. Anche la gonna. Ma ha rubato la gonna. È impossibile, Lion, è impossibile questo. No, qua ci ricordiamo tutti, no, Squid Games. Allora dobbiamo stare fermi quando c'è. Stai un imbecille. Sono veramente stupido. Un adesso, schifoso. Vai ora. Ma perché è rosso? Perché è rosso? Fermi. Oh, bravi, Ah, che schifo, Alex. Ognuno c'ha la sua. Attento, non farti spingere. Stai zitto, brutto fesso, che non sei altro infame. Ah, Anna sta andando più bene di me. E io vado così. Ma come hai fatto? Ti sei tappetato. Tappetation. Adesso gli vado sotto le gonne al poliziotto gay. No. Sì, faccio proprio così. Si arrabbia. Ah, che schifo. Tutto pieno di pubenda. Adesso dobbiamo uscire, E l'uscita è a destra, credo, quindi... No, aspettami. Non puoi muoverti senza di me. Vado qui. Attenti che ora è più veloce, State in guardia. Per un pelo. Ce l'ho fatta. Bravo, Anna. E non bravo stregato, orribile stregato. Come sempre stregato, veramente brutto. Disdicevole sei. Vabbè, io apprezzo la tua presenza. Vieni qua, ti do qualcosa da apprezzare. Vieni subito qua. No. Che schifo.
Ecco. Parato. Ah, era un bacino? No, era uno sputazzo bello denso. No, e dai, Cicco si è fatto fregare. No, no, ti prego, ti supplico, ti supplico. Ti prego, mi serve il tuo incoraggiamento. No, lo sai, basta, che ci siamo dimenticati di te. Basta, hai rotto le palle, fai schifo. Dai, non ci interessa più di lui. Cioè, è proprio scarso. Ah, ho capito qui. No, questo è difficile. Cosa oh no! Allora, dobbiamo organizzare la scala, credo, per poter salire sulla rampa qui, sulla grata, vedete? Oh no, io non sono capace, amici! Così. Non sono capace! Però è difficilissimissimo, vedete? Molto difficilissimo! Ma uomo, guidaci tu, ti prego! Anna! Anna! Ferma! Sì! Mi hai ribaltato la scala! Devi sta ferma, uno alla volta lo deve fare questo passaggio, è molto delicato. Poi c'era una chiave che avete preso sul tavolino? Io prendo io, è questa! Ascolta, sprecato, mi hai rotto veramente le balle. Ma c'è, può esserci una volta in cui tu parli al momento giusto? Ma infatti io non sono connesso col mondo, non dovrei neanche esserci! E connettitici! Cioè, ma invece di dire che fai schifo, perché non smetti? Bella domanda. No. E oh, a chi lo dobbiamo chiedere? A tua nonna. Devo farlo io. Devo impegnarmi a farlo. Ogni volta che apre bocca peggiora la situazione. No, lei è quel genere di persona che si lamenta e non fa nulla per cambiare. Ma sai che Max è proprio schifoso, secondo che me. Che schifo. Come genere di persona fa veramente schifo, Ma poi no, e poi non guarda. Imbecille! Sono una spremuta brutta. Ok, adesso puoi dire qualcosa di sensato su quello che stiamo facendo? Adesso prendo questa scala, prendo la chiave e vado su. No, no, è quello che stiamo facendo anche noi. Ma devi dirci qualcosa di diverso. No, basta, fai qualcosa tu. Ma io cosa devo fare? Io più che reportarlo, io non lo so cosa devo fare. Premilo. Senti, andate a quel paese. Come si fa con le cose orribili? Io salgo da solo. Ma io voglio comprare quella cosa là. Cioè, qua non si va avanti. Allora, Anna, tu almeno ci allora, riesci? Allora, uno per volta però, vacca miseria. Che qua ci stiamo a spostare non la scala tutti riuscite. Come degli imbecilli. Allora, Anna, bravissima, ecco, che brava. Anche noi, arriviamo anche noi adesso, uomo. Eccoci qui. Bravo. Qua. Allora, stregato. Bravo anch'io. Hai rotto le palle. Mio Dio, quanto lo odio. Quanto lo odio. Sei fatteso anche adesso, ti rendi conto che ce l'hai fatta. Sì, infatti, potevi perire, fare brutta figura come tutti i giorni della tua vita. No, adesso dovevi riuscirci a far vedere che eri bravo. Mi dare fastidio. Ma Alex, quel fallito. Arrivo io, ecco, guarda. Guarda, ha dovuto shoppare e non ci riesce lo stesso. Che sega. Ci posso credere, ma com'è possibile? Questa è perché hai amici del genere di stregatto tu, Ho capito, ma io non sono capace, quindi shoppo. Qua. Vabbè, andiamo avanti che dovrebbe mancare molto poco. Stiamo per scappare dalla scuola del maestro Gary Pazzo. Qui però Leassi, il nostro peggior nemico di sempre. Lo sapevo io. Qua veniamo col shoppare tutti. Sì. Ok, aspetta, allora facciamo così. Io ve le piazzo le assi. Però io e Alex abbiamo dell'altro. Sì, io vado via, proprio e vado da qua. Anna, tu vedi le assi che sto piazzando io? No, perché, assolutamente no. E allora piazza le tue assi, perché ciò è molto disdicevole. E purtroppo io qui non posso neanche comprare la gabbietta per aiutarvi ad andare via. Però qui sono fatte meglio le assi, io sono arrivato alla fine quasi. Sì, io guarda, sono volato. Il cavolo, sono fatte meglio, cascano niente secondi. Ci siamo, uomo, sì. Il trio della forza, la potenza scorre forte in noi. Battiamoci il 5. No. Ma che siete fortissimi voi! Ricordo, Cicco, che tu sei molto amico di stregato e... No, mi hai spostato la scatola. Sei un imbecille. Sei un idiota. Sei compenetrato con la mia scatola. Ma quanto sei stregato. Adesso ci devi fare del dolce amore. Con la scatola, guarda, con lo stregato. Con stregato. Mi sono compenetrato io adesso nella scatola. Mio Dio, mio Dio. Dai, guardati che sei andato tutto in giro. Oddio. No, oddio, devo resettare tutto. Che casino. No, allora, vai in un angolo subito. Grazie. Eccomi qua. Bene, stai ferma, fermi, per carità di Dio. Tutti. Allora, così. E no, non fa. Però, se tu fai un po' più così, allora poi. Vai un bel saltone. Opla, ci sto. E non è vero, vado col tappeto. Non è vero? Sì, anch'io. Okay. Top. Olè. Eccolo qua. Gioca bene, gioca felice. Ma soprattutto compra i Robux. E sì. Un pisello. Non bene. Amico di stregato. Amico di stregato proprio mai. Che schifo essere amici di stregato, non lo raccomando. Noi zero infatti non 10. Lo siamo. Possiamo dire che non lo siamo affatto. Anna però. Aspetta. Cioè non è possibile. Ti mescoli con la plebaglia.
Allora, io questa cosa qui che devo attaccarmi alle scale, lo sai che non ce la faccio a farlo. Ho capito, ma lì sei costregato, diventi come lui. Non essere come me. Oh, attenzione, qui c'è la fine. Oddio, chi è questo qui? È sempre lui, nel suo ufficio che dorme. Guarda che porcello. Ma non svegliarlo, perché stai salendo sopra di lui? No, oddio. Oddio, lo sta facendo, Si sta aggrassando le ascelle. No, ma che schifo. Mi tocco la panza, capite? No, mi che schifo tutto. Ti salta addosso, tetto. Ci deve essere un passaggio segreto, ragazzi, da qualche parte. Tipo qua. Ma si devono toccare le sedie! No, ti prego, basta! Si deve toccare tutto! Aspetta, secondo me è dietro quest'altra libreria. Aspetta, Non si cela nulla! Ah! Il passaggio segreto! Ma siamo tutti? No, perché io sono l'esiliato! Mio Dio! Mi dispiace tanto. No, attenti, questa è l'ultima probabilità, guarda. Ai. È il collega. Vuoi righellare, aiuto. Te garba, perverso. No, attenzione, ragazzi. Ah, c'è una chiave. Mi ha preso qua il cugino del cugino Gary, maledetto cugino qua. Aiuto. Mi ha fregato. Stai zitto, che non ti vuole bene nessuno, guarda. Proprio schifoso, sei un imbecille. Neanche Gary, guarda, lui ti schiva proprio. Non ti vuole manco toccare. Ma proprio, per forza, mia. Ma possiamo comprendere tutti quanti la sua posizione. Ok, c'ho la chiave, ragazzi, andiamo. Okay, corriamo. Vai. Vai. Entra, muoviti. Non mi si apre, non si apre. Non la tenere in mano. Ah, ok, sono entrato. Oh. Ah, ci siamo anche tutti, che bello! Mamma mia, Alex, però devi dirgli due parole tu a questo qua, Cioè... Guarda, io mi vergogno a stare con te, cioè, provo a condividere la tua aria, non va bene, è più pesante! Parla sempre io quando non è più il momento suo, e quando è il suo momento sta sempre zitto, è un imbecille fastidioso. E io, secondo me, ho qualcosa di strano, ma peggio del solito pure! Qualcosa? Hai tutto strano! Cico, digli due o tre cose come solo tu sai fare, ti Stregato! Prego. Stregato! Oh, ti devi svegliare. Scommetti che la prossima ti diamo una scatola, ti spediamo via, ti giuro. Guarda che fai schifo, Dobbiamo pagare noi per farti prendere. Ma che parlo te, è incredibile. È incredibile. Cos'è sto salto in slow motion che stiamo facendo? Cos'è sta roba? Tutto bene, ragazzi. Sento l'aria fresca dell'uscita. Mi sa che abbiamo vinto. L'aria, finalmente uscita. Siamo meravigliosi. Non è vero. Non è vero, ma forse no, sì, aspetta, magari. Sì, vedo l'uscita. Fai che la porta aperta, andiamo. Oh no, ma cos'è quella cosa che si muove lì in fondo? Ma sarà un Gary meccanico. Dobbiamo pestarlo. Mi sa che è proprio questo, un Gary meccanico gigante. Ma è gigantesco, infatti, c'è pure un martello e una sega da una parte. Sì, oh, è vero, Alex. Ecco, ragazzi, vero, vai, spariamogli, è molto grosso. Prendi questo, brutto maiale. Ha detto che fa malissimo. Sparategli nell'ombelico, ragazzi, o nelle palle. Che schifo. Sì, nell'ultimo posto, fa più male, vai. Attento, che potrebbe restituire il favore. Lancia pure le seghe, attenti. No. Una sega. Attenti. È caduto, però. Martelli. È una forma tecnica questa qui, È una forma sega questa qui. Dai, finiamolo. Dai, manca poco, uomo, vai. Spara i palloncini. Sì, che forza che sono io. I palloncini nella bocca. Abbiamo quasi vinto! Zumbaio! Il mio amore! Mori, disgraziato! Seduto, sei! No, peccati questo, nell'ombelico! E si è smontato! Che bravi! Sì, l'abbiamo distrutto! Bravissimi! E di qui, guardate, c'è la fine della hobby, che siamo stati bravissimi a terminarla tutta, ma direi che uno di noi non è stato poi così bravo. Quindi non dovrebbe avere l'onore di festeggiare qui alla fine. Infatti mi sto allontanando molto lontano! Bravo. Ah, guardate, sono diventato Gary Cico. Sì, vieni un po' qua con tuo manganello. Andiamo in un angolo riservato. Dai. No, vieni un po' qui. Bene, per oggi ci fermiamo. E Lion out. Ciao. Andiamo nell'angolo.